Non importa, intanto ci salutiamo e poi tanto benvenuti. Grazie, sono Flavia Marzano, in questo contesto presidente dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione, che vede al suo interno anche questo gruppo di più di 400 donne che si chiama WISTER, che sta per Women for Intelligent and Smart Territories, quindi un gruppo di donne che lavorano perché le tecnologie possano essere considerate uno strumento positivo e oggi che è il Safer Internet Day, a maggior ragione, ci piace, siamo molto contenti di essere qui a presentare il nostro ebook di cui poi parleranno anche altre autrici e autori. Perché sicuramente la rete ha le sue difficoltà, i suoi problemi, i suoi rischi, esattamente come un qualunque strumento. Però esattamente come un qualunque strumento può anche essere ben utilizzato e di conseguenza fornire delle opportunità e non soltanto dei rischi. Quindi abbiamo impostato questo gruppo di lavoro sull'ebook proprio con l'idea infatti l'ebook si intitola La rete è il fattore C, dove C sono tre C di cui parleremo, ma la consapevolezza è quello che mi interessa di più, nel senso che come tutti gli strumenti, come l'automobile, a nessuno di noi verrebbe in mente di dare un'automobile a una persona che non ha preso la patente, non ha imparato un po' di regole elementari dell'utilizzo dello strumento. Non voglio dire che ci voglia la patente per usare il computer, ma la consapevolezza sì, di sicuro, quindi capire se e come e dove possiamo migliorare l'utilizzo. E ripeto, proprio nell'ottica del Safer Internet Day sicuramente ha una sua valenza, proprio perché Internet deve essere, come tutti gli altri strumenti, uno strumento sicuro e può essere sicuro anche grazie al nostro lavoro, non soltanto di questo libro. Velocemente vi dico come associazione, è un'associazione nata 3 anni fa, quasi 4, che si occupa di innovazione, è una sorta di meta associazione perché mette a fattor comune altre associazioni o singole persone o imprese, con l'obiettivo di condividere la parte innovativa. Di innovazione se ne occupano in tanti, per fortuna, in questo paese, ognuno nel suo specifico settore. L'idea è avere uno zoccolo comune di condivisione su cui innovare e fare lobby trasparente. Trasparente perché purtroppo il nostro è uno dei pochi paesi in Europa che non ha una normativa sulle lobby e invece sono importanti. I grossi carrier, i grossi major, le grosse aziende multinazionali lo sanno fare benissimo, hanno comunque strumenti per farlo e noi vorremmo poterlo continuare a fare anche essendo invece piccoli e quindi fornire a chiunque la possibilità di portare cambiamenti. Uno dei nostri vizi, forse da italiani, è il benaltrismo, no? Nel senso è questa cosa è fatta male, ci vuole ben altro. Ben altro cosa? Dici cosa e proviamo a farlo, questa è l'idea. Per esempio, come associazione, insieme ad altre ovviamente associazioni, altre imprese, altre persone che hanno collaborato con noi, abbiamo portato in Italia l'obbligo di open data per la pubblica amministrazione. Quindi gli open data sono by default anche, ripeto, non solo, ma anche grazie al nostro lavoro di lobby pesante, costante, continua, presso tutti i ministri, sottoministri, sottosegretari, dirigenti che finalmente poi alla fine hanno capito. Hanno detto ok, ci avete convinto, bene, adesso siamo tornati a casa, abbiamo preso Fernanda e non solo, ma perché abbiamo per fortuna anche dei giuristi che si occupano di queste cose, Fernanda è uno di questi, che ci hanno aiutato a trovare l'impianto normativo in cui incastonare questo desiderio e così è finito nel codice dell'amministrazione digitale ed è diventato norma. Questo è il nostro lavoro. Io non andrei oltre, lascerei invece parlare voi sull'ebook, su perché siamo qui. Ah, segnalo una cosa invece che forse è importante. Da qui al 27 di febbraio, ancora per pochi giorni quindi, c'è la possibilità di partecipare a una consultazione che ha fatto la Camera sull'Internet Bill of Rights. L'Internet Bill of Rights è stato un gruppo di lavoro voluto dalla Presidente Boldrini, capitanato dal professore Rodotà, con una ventina di persone di grande spessore. Hanno definito questa Carta dei diritti,
l'hanno pubblicata sul sito della Camera e contemporaneamente l'hanno anche aperta in consultazione, quindi chiunque voglia proporre emendamenti, correggere, suggerimenti, ha ancora un po' di giorni fino al 27 di febbraio per poter emendare questa carta. A voi, vi presentate voi? Buongiorno a tutti, io sono Sonia Montegiove e faccio parte anche io della rete WIST, degli Stati Generali dell'Innovazione, e con Flavia ed Emma Pietrafesa, che oggi non è qui con noi, abbiamo curato l'ebook, che è comunque un ebook scritto a più mani, è scritto da più persone e è suddiviso in tre parti che rappresentano appunto le tre C, e quindi la parte della consapevolezza, della competenza e della conoscenza. Io in particolare ho curato l'ultima parte, quella della conoscenza, e poi grazie agli autori che sono qui in sala sicuramente avremo degli assaggi anche rispetto alle altre cose che sono state scritte. Perché è importante la conoscenza? Perché attraverso la conoscenza degli strumenti e quindi delle app, dei software, ma anche delle regole di comportamento, si può utilizzare internet appunto in maniera consapevole e competente, quindi diciamo sfruttare quelle che sono le opportunità, le grandi opportunità della rete. Prima tra queste credo che ci sia l'opportunità di collaborare e condividere. Queste sono le altre due C, quindi alla fine le C diventano 5. Perché il collaborare e condividere rappresentano un'opportunità che attraverso la rete ci viene più vicina, è molto più facile da raggiungere. L'ebook ne è un esempio calzante. Abbiamo scritto questo libro a più mani, pur stando geograficamente distanti, in alcuni casi pur non avendo una conoscenza diretta personale, però abbiamo lavorato insieme, abbiamo collaborato, abbiamo condiviso dei materiali, abbiamo condiviso le nostre esperienze, delle buone pratiche, di molti progetti che poi nell'ebook sono raccontati, li abbiamo messi insieme e abbiamo costruito questa cosa con il fine ultimo di appunto provare a dare un nostro contributo. Riguardo alla sicurezza, oggi appunto è il Safer Internet Day, come ricordava Flavia. Riguardo alla sicurezza, da informatico posso dire che la sicurezza informatica è un qualcosa che viene visto come una cosa abbastanza strana, viene approcciata solitamente in due modalità. La prima modalità con cui ci si approccia al discorso sicurezza è sentirsi molto Superman piuttosto che Wonder Woman e dire: io non sarò mai oggetto di attacco informatico, io posso stare sicuro, posso fare qualunque cosa su internet, in particolare sui social network, quindi la sicurezza la diamo per scontata. L'altro atteggiamento è quello molto ansioso, che ci porta a pensare alla necessità di una legge, di un decreto, di un'app, di uno strumento che possa in qualche modo ingabbiare la rete, purtroppo andando anche a limitarne quelle che sono le opportunità. Entrambi gli atteggiamenti sono sbagliati. La sicurezza informatica al 100% probabilmente non esiste, ma esistono una serie di strumenti e di approcci di utilizzo alla rete, quindi ai social network, che ci mettono al riparo da alcuni rischi. E questo è un po' quello che attraverso l'ebook abbiamo voluto far trasparire, questa necessità di conoscere le cose prima di avvicinarci, sì? Di capire meglio come sono fatte, quali sono le norme che le regolano e poi di utilizzarle. Lo slogan di questa giornata è: facciamo di internet un posto migliore. Credo che attraverso questo ebook, che non ha ovviamente la pretesa di essere esaustivo rispetto al discorso delle tre C, abbiamo potuto dare un piccolo contributo. Questo vuole essere un punto d'inizio, un momento di riflessione, una proposta di riflessione su alcune tematiche che sono particolari, e quindi riteniamo e speriamo di aver dato un nostro piccolo contributo al miglioramento del luogo che quotidianamente ormai viviamo, e cioè la rete, che non è più una cosa astratta, ma è effettivamente il posto dove passiamo la maggior parte del nostro tempo, e quindi è anche necessario che questo tempo lo possiamo spendere adeguatamente.
lascio la parola a Fernanda, che probabilmente... Solo una cosa che ho dimenticato, come avete visto c'è un posto occupato, è una cosa che come associazione abbiamo deciso di fare in ogni nostro incontro, in ogni nostro convegno, e lo proponiamo anche alle altre associazioni o imprese o anche pubbliche amministrazioni con cui lavoriamo. Lo ha adottato per esempio il Consiglio regionale della Regione Puglia. L'idea di tenere un posto occupato che avrebbe potuto essere occupato da una donna che non può esserci per problemi di femminicidio, quindi è un memento alle donne per che imparino a evitare di farsi fare del male, ma soprattutto agli uomini per evitare di far del male, e tutti insieme quelli che hanno un po' di cultura della non violenza per poter diffondere questa medesima cultura. Quindi lo mettiamo sempre a ricordo, e perché queste cose vanno elaborate con calma. Fernanda. Sì, io sono Fernanda Faini e mi piace dire sono una giurista digitale, non perché sono fatta di byte, ma perché mi occupo di diritto delle nuove tecnologie. E le 3C di cui diciamo il l'ebook si sostanzia sono fondamentali, perché in realtà vanno a creare un'ulteriore C più specifica, ma senz'altro necessaria, e che purtroppo ancora non è considerata come parte integrante della cultura digitale che dobbiamo cercare di realizzare anche proprio all'interno del paese. Mi riferisco alla consapevolezza giuridica. Perché dico questo? Perché sempre di più le attività, il tempo degli individui si spostano in rete, e quindi troviamo che in realtà l'identità del soggetto sempre più prende forma nella propria identità digitale. In strumenti diversi, però tutti connessi e sincronizzati, il PC, il tablet, lo smartphone. Questo naturalmente, se ci permette di avere grandi opportunità, ci espone però anche a nuovi rischi. A rischi di frammentazione, di decontestualizzazione dei dati, fino ad arrivare proprio a violazioni e a danni all'individuo, al soggetto. Quindi quello che è necessario è sicuramente che non solo sappia utilizzare gli strumenti, ma che si conosca le regole del gioco. Quindi conoscere le regole del gioco vuol dire sapere i diritti, conoscere le norme ed anche sapere quali sono i rimedi a cui posso ricorrere laddove vada incontro a qualche danno. Quindi è fondamentale la conoscenza delle regole. Del resto, quando noi acquistiamo un oggetto, generalmente prima di utilizzarlo leggiamo le istruzioni. Se io acquisto un farmaco, guardo il libretto delle avvertenze, guardo gli effetti collaterali, le controindicazioni. Ecco, allo stesso modo, quando utilizzo un'app, un social, è fondamentale che io vada a vedere quali sono le condizioni d'uso, quali sono le policy di riferimento, i miei dati, come verranno trattati. Perché in realtà la conoscenza di questi aspetti è proprio un diritto dei soggetti, e quindi è fondamentale, che non è uno spreco, usare un po' del nostro tempo proprio per fare questa attività preventiva, prima di utilizzare le app o social che ci consentano sicuramente opportunità che un tempo non erano possibili. Io credo che la grande bellezza della rete comporti con le sue molte opportunità e possibilità che siamo portati ad abbassare quel grado di attenzione che in genere utilizziamo nella vita comune, nella vita quotidiana, nella vita analogica, mentre in realtà la vita digitale è parte integrante della nostra esistenza. Il web non è una zona franca dove non ci sono regole, le regole valgono esattamente come nella realtà in carne e ossa, quindi valgono le sanzioni, ci sono i reati, ma esistono anche autorità che ci proteggono, autorità indipendenti come il garante, l'autorità giudiziaria. Quindi in realtà quello che dobbiamo fare è considerare che la rete è parte integrante del nostro vivere e le regole esistono anche lì. Basta fare qualche piccolo esempio di vita concreta per renderci conto di questo. Lasceremmo mai la casa completamente aperta notte e giorno, porte e finestre? No. E allora prima di lasciare un profilo pubblico in cui i dati siano visionabili da chiunque, magari utilizzabili in futuro anche contro di noi, è bene pensarci e quindi prevenire. Pensare chi voglio che veda il nostro profilo. Non solo, se abbiamo attenzione per la sicurezza, per le chiavi di casa, dovremmo averla anche per le chiavi di accesso nei nostri domicili digitali e quindi PIN, password.
Se utilizziamo gli antifurti, forse dovremmo usare gli antivirus. Se usiamo una porta blindata, dovremmo usare il firewall. Cioè, in realtà, gli stessi strumenti che utilizziamo nella vita concreta possiamo immaginare che siano essenziali all'interno del mondo fatto di byte. Del resto, se ci pensiamo, a nessuno verrebbe in mente di andare in una libreria o in una biblioteca, di prendere un libro, copiare esattamente un capitolo e spacciarlo per proprio. E allora, allo stesso modo, quando pubblichiamo un contenuto in rete, dovremo verificare chi è l'autore, se abbiamo la licenza per farlo, effettivamente se non stiamo violando il diritto di qualcun altro. Queste sono domande in realtà non per spaventarci, ma per farci capire che in realtà è molto semplice l'approccio che possiamo avere a queste tematiche, è un approccio di consapevolezza. E l'ebook è intriso in tutte le sue tre parti di questi elementi che vanno a comporre quella che possiamo appunto definire una base di consapevolezza giuridica. Si parla quindi della tutela dei dati personali, fino agli aspetti legali legati ai social, la sicurezza in rete, fino ad arrivare a come prevenire eventuali molestie online e quindi cyberbullismo e cyberstalking. È fondamentale quindi questo aspetto perché in realtà la vita digitale è parte integrante del nostro vivere e quindi questa consapevolezza giuridica deve essere parte della cultura digitale che vogliamo realizzare sul territorio. È imprescindibile, è fondamentale perché ci permette di conoscere davvero le tecnologie, di saperle usare fino in fondo e quindi dobbiamo conoscere quali diritti abbiamo, che cosa possiamo e cosa non possiamo fare, con una regola aurea, direi, che è quella della prevenzione e del fatto che l'autotutela sicuramente è fondamentale, cioè i primi garanti dell'individuo è l'individuo stesso, non li troveremo all'esterno, basta operare un po' di buonsenso e un po' di conoscenza delle regole. Credo che questa sia un'esigenza fondamentale perché appunto la nostra vita reale in realtà è fatta di byte, quindi è bene proteggerci. Grazie Fernanda. Agnese... Vieni qui? Sì? Grazie. Agnese Addone ha due bei cappelli. Uno è la coderdogista, che poi ci dirà lei che cosa significa. Qui, vieni qui, dai. I coderdogio ve lo racconterà lei che cosa sono. E l'altro è Digital Champion Romana, quindi vai, a te. Buongiorno a tutti. Allora, sì, doppia veste, diciamo la veste coderdogio è quella che... tripla veste, wow. La veste coderdogio è quella che è più vicina al discorso che si faceva prima a proposito di consapevolezza digitale. Noi organizziamo laboratori gratuiti di programmazione per i bambini proprio per incentivare sia nei bambini che nelle famiglie un approccio estremamente consapevole verso la tecnologia e in particolare verso la rete, perché i bambini una volta che accedono ai nostri laboratori poi imparano anche ad entrare in una community di altri bambini e ragazzi che condividono e scambiano materiali e progetti e i genitori vengono fortemente sensibilizzati verso questi aspetti e quindi sono dei laboratori che poi si portano dietro un discorso educativo molto ampio sull'approccio alla tecnologia ma alla rete in modo particolare. Abbiamo riscontrato che i genitori sono completamente a digiuno, a meno che non siano genitori molto preparati e molto diciamo ferrati in materia, in realtà sono nella media, nella nostra media nazionale, quindi sono persone che purtroppo non conoscono i meccanismi di autotutela di cui in maniera eccellente parlava adesso Fernanda e si trovano per la prima volta a misurarsi con questo tipo di problematiche. Quindi facciamo in modo che anche in questa occasione, conoscendoci, riescano a prendere anche loro consapevolezza, perché è chiaro che la prima protezione per un bambino o per un ragazzo deve assolutamente avvenire in famiglia. È giusto dire senza paura, noi diciamo sempre si entra in rete senza paura, è chiaro però che non siamo degli smidollati, quindi facciamo le cose con prudenza e cerchiamo in ogni caso di rendere i ragazzi consapevoli ma con giudizio, quindi si entra in rete
come si entrerebbe a casa di qualcuno, con educazione, con rispetto, ma soprattutto sapendo a cosa si va incontro e quindi conoscendo limiti ed eventualmente anche peculiarità della rete. Il secondo cappello, sul terzo poi lascio alla... Che ho salutato. Il secondo cappello, che è quello di Digital Champion, io dal mese di novembre sono stata nominata Digital Champion per la città di Roma, ma mi occupo anche del settore education per la rete nazionale e l'associazione Digital Champion insieme all'AGID il 19 dicembre ha firmato un protocollo di intesa con la RAI per promuovere sulla programmazione radiotelevisiva nazionale appunto questo tipo di tematiche, quindi faremo, speriamo, in modo di incentivare anche in quelle sedi un certo tipo di discorsi che ci stanno ovviamente molto a cuore come rete, ma che è ormai proprio necessario affrontare. E mi fermo. Grazie. Grazie Agnese, grazie l'onorevole Lorenza Buonaccorsi che è venuta, che c'è, peraltro è la nostra ospite, perché senza di lei noi non saremmo qua. Io ho accennato brevemente anche al discorso sia di Safer Internet Day che della consultazione che è aperta ancora fino a fine mese, ma a te la parola. Grazie. Sì, grazie a voi innanzitutto. Io ovviamente quando riusciamo a ospitare momenti di riflessione di questi temi cerco insomma di essere a disposizione in tutto e per tutto, perché... lo racconto sempre, mi ripeto, però voglio raccontarlo sempre. Io sono eletta al primo mandato e quando siamo entrati qua dentro, oramai 2 anni fa quasi, insomma abbiamo trovato una situazione molto, molto difficile dal punto di vista della cultura del mondo internet, nel senso che bisogna dirlo a gran voce, la classe politica italiana era un po' era il riflesso di quello che era di fatto la società italiana, cioè molto poco compenetrata del fenomeno di internet. Abbiamo anche costituito un intergruppo innovazione trasversale a tutti i partiti politici, alla Camera, al Senato, e abbiamo cominciato a lavorare. E devo dire, qui alla Camera, soprattutto anche grazie alla Presidente Boldrini e al suo ufficio stampa Anna Masera, che ci ha dato una mano e che hanno proposto, ad esempio, questo appunto il lavoro sulla carta di Internet. Insomma, si è cominciato a lavorare, si è cominciato a lavorare anche a livello governativo di proposte di legge, insomma, poi io non nascondo, da sostenitrice del governo Renzi, ovviamente credo che si stia facendo anche un lavoro molto importante da quel punto di vista. Però ecco, questo è un po' la situazione. Dal punto di vista della mentalità, nel nostro paese soprattutto le istituzioni hanno come approccio, hanno avuto sempre un approccio di avere a che fare con una cosa un po' distante. Faccio un esempio perché è una polemica che mi sta abbastanza a cuore. Stiamo provando a mettere in campo un ragionamento e una riforma importante di quella cosa grande che si chiama diritto d'autore in questo paese. Ecco, l'approccio ad esempio dell'autorità delle comunicazioni rispetto a questi temi, noi ne abbiamo discusso in Commissione Trasporti e Innovazione, nella nona dove sono con il Presidente Cardani, è quello di, da una parte si interviene con la repressione, poi accanto però cominciamo a fare dei tavoli in cui si discute di parlare con i ragazzi per insegnargli la strada alla legalità. Cioè non è l'approccio di
prima noi mettiamo al centro una cultura della legalità, una cultura di internet, e contemporaneamente interveniamo giustamente sui comportamenti illeciti. No, prima noi interveniamo sui comportamenti illeciti e poi educhiamo. Questo è stato ed è il grande vulnus del ragionamento del legislatore qui dentro. Ora, tanti segnali positivi, questo lo dico, ci stiamo impegnando, però insomma il lavoro è tanto ancora, è tanto. Nel mondo della scuola è tantissimo. Noi abbiamo i nostri ragazzi, sono madre di una ragazza di 15 anni, quindi ci sono dentro, diciamo, completamente in questo in questa vicenda. Noi abbiamo di fatto, i nostri ragazzi sono molto più avanti di noi, sono molto più avanti di tutto quello che c'è dentro la scuola e che la scuola gli può dare. Anche lì si sta facendo un lavoro importante, anche con la buona scuola, di provare a rimettere al passo la scuola con il mondo di internet, non i nostri ragazzi con il mondo di internet. Quindi il lavoro è tanto, e quindi ripeto, anche diciamo l'elaborazione concettuale che noi qui dentro come legislatori dobbiamo fare, stiamo facendo, è un po' recuperare il tempo perduto. È un po' recuperare il tempo perduto perché dobbiamo riuscire a fare uno sforzo di provare a immaginare scenari che vadano oltre i 3-4 anni, che vadano al passo con il tempo che è quello che sta lì fuori, che è quello che sta nel mondo di internet e in quella realtà. E questo nel nostro paese si è fatto e si fa un po' troppo poco. Quindi, insomma, grazie a voi di essere qui. Direi che ci sono altri interventi, se volete uno alla volta vi presentate, visto che il tuo filmato, Gianni, è visibile come? Sull'iPad? Temo che quello non sia collegato. Vai, poi se no chi di voi, lascio magari questo microfono, io mi metto là, no, come preferisci, vai lì, vai, dai, così più in centro si vede meglio, forse. Forse, proviamo. Mi racconto un'idea che è parte integrante dell'ebook che abbiamo realizzato, e l'idea prende il nome di mappa dell'intolleranza. L'idea nasce da un paio di anni fa in un dipartimento di informatica a Bari, in un corso, un insegnamento universitario che si chiama Accesso intelligente all'informazione. L'idea è molto semplice, tutti noi utilizziamo i social network, i social network stanno diventando la modalità con cui ci relazioniamo nella dimensione di internet, che è stata richiamata prima, e allora l'idea è: possiamo utilizzare tutto quel fluire di bit, di informazioni, di caratteri, di parole che ci sono su Twitter per realizzare un sistema nervoso della rete? Vale a dire, per realizzare un nuovo microscopio che ci consenta in tempo reale di frugare all'interno di quei 140 caratteri per cercare delle dimensioni di interesse, in particolare delle dimensioni di intolleranza, quali misoginia, antisemitismo, razzismo o altro. E allora l'idea è stata poi presentata il 28 gennaio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vediamo un po' cosa si riesce a vedere di questo filmato.
non so quanto si sia visto, ma l'idea è questa che abbiamo realizzato e che ha portato a sviluppare una piattaforma di analisi dei tweet che ci consente di, ci ha consentito di realizzare questi oggetti che ora sono disponibili in rete sul sito di voxdiritti.it e sono 5 mappe dell'Italia, una per ogni tema scelto. Questa è la mappa della misoginia, sono mappe termografiche, vale a dire i colori più vicini al rosso indicano le zone più a rischio e quindi possiamo individuare ed eventualmente intervenire per prevenire dei fenomeni di intolleranza laddove riscontriamo in tempo reale che ci sia una concentrazione di tweet in cui le parole che fanno male, l'hashtag che abbiamo lanciato, sono più concentrate, appunto più diffuse. E l'idea che abbiamo già realizzato è di donare queste mappe alle amministrazioni pubbliche, rilasciando i dati in un formato aperto e eventualmente concentrando le analisi nelle zone geografiche di interesse. Tutte le informazioni sono su voxdiritti.it. Grazie per lo spazio. Grazie a te. Stavo pensando, mentre facevi vedere il filmato, a quanto 20 anni fa vedere un film su una robina piccola così fosse poco possibile e pensabile, no? E quindi quanto invece la politica non può che farsi carico di quello che diceva Lorenza prima, cioè senza una politica consapevole che quindi riesca a guardare a 20 anni. Queste cose qui non sarebbero successe. Chi? Prego, vieni. Ti presenti? Sì, perfetto. Buon pomeriggio a tutti. Va bene l'audio, il microfono da qua? Sì. Dovrebbe. Io sono Caterina Moscetti, sono un'insegnante di scuola primaria. Nelle book ho trattato un argomento quindi inerente alla mia professione e tra l'altro anche a quello che svolgo nel tempo libero, perché comunque mi occupo anche di competenze digitali, essendo anch'io facendo parte della community dei Coder Dojo in Italia, avendo un aperto in un piccolo paese dove vivo. Io vivo in Umbria e appunto insegno in una scuola primaria. Parlo nelle book di competenze digitali nella scuola, quindi competenze digitali di base, perché mi occupo, quindi lavoro con i bambini fino agli 11 anni. La collocazione del mio intervento credo che già sia... La stessa collocazione nel primo capitolo, quindi nel capitolo delle competenze, delle opportunità, credo che dia un grande messaggio. Cioè il messaggio che la scuola oggi ha una grandissima opportunità, quella di formare i nostri ragazzi al mondo che li aspetta, quindi formarli alle competenze digitali, permettere loro di acquisire quelle competenze che sono fondamentali sia per la sicurezza in rete, ma anche per vivere appieno i loro diritti di cittadinanza. In questo processo la scuola riveste un ruolo fondamentale, cioè noi formiamo i cittadini del futuro. Innanzitutto già i ragazzi sin da oggi frequentano la rete, comunque la frequentano da soli. Non è il caso di non dare una guida a questi ragazzi. Come fare? Credo che sia fondamentale innanzitutto far entrare internet e la rete nei percorsi scolastici, in modo che i ragazzi possano sviluppare un'attitudine naturale all'utilizzo della rete, sia per il loro tempo libero, sia per ricercare informazioni, quindi per il divertimento e per lo studio. Ovviamente di che cosa hanno bisogno? Hanno bisogno degli strumenti di protezione, hanno bisogno di quelle categorie necessarie per la giusta interpretazione di quello che trovano e hanno bisogno di mettere le mani in pasta nella rete, di utilizzarla. Noi stiamo adesso... Nella mia scuola stiamo facendo un percorso sperimentale per insegnare ai ragazzi l'uso consapevole della tecnologia e di internet. Stiamo utilizzando la narrazione perché usiamo una comunicazione che si adatta a loro stessi e quindi facciamo un ciclo nel quale prima si discute insieme delle situazioni della rete, dei problemi che loro stessi possono trovare. Poi loro scrivono delle fiabe per altri bambini che riguardano appunto le tematiche che scelgono di volta in volta. Adesso stanno scrivendo una fiaba sulle password, perché loro già hanno delle password, vanno su dei siti, ad esempio sul sito della community di Scratch, dove comunque loro
programmano insieme ad altri bambini, quindi già hanno questo problema della password. E stanno scrivendo delle fiabe online che riguardano tutti questi piccoli argomenti. Le hanno volute intitolare le fiabe della buonanotte del bambino digitale, e non perché il bambino è fatto di bit, come diceva Fernanda. Stiamo ragionando anche sul titolo, però loro preferiscono questo titolo perché dice così: ogni sera la mamma può leggere una di queste fiabe ad altri bambini. Tra l'altro le stanno scrivendo utilizzando la rete, nel senso che usano un software wiki, e quindi loro vanno online e scrivono da casa collaborativamente queste piccole fiabe. Sono divertenti perché poi leggendole parlano da bambina agli altri bambini, cioè ci sono bambini che hanno rubato la password a un altro amico, oppure un amico un po' così, diciamo, sprovveduto, e ha detto la password a tutti i suoi amici e si è ritrovato a casa, però a casa, tanti acquisti fatti su eBay. Adesso io dico, va bene, è andata bene che se l'ha ritrovati a casa, e questo gli ho detto perché con la sua password. Quindi ecco, il percorso tracciato nella scuola credo che sia fondamentale portarlo avanti, perché le competenze digitali fanno veramente parte del bagaglio più importante che oggi possiamo avere per utilizzare la rete con tutte le sue opportunità ed evitarne i rischi. Grazie. Nicoletta. Buongiorno, Nicoletta Staccioli, faccio parte della rete WISTR Informatici Senza Frontiere, mi occupo di IT da tanti anni. Prima di venire qui ci siamo chieste in che modo potevamo contribuire attraverso quello che avevamo scritto e contestualizzarlo in questa giornata, dando anche un consiglio su come stare meglio in rete. Io nell'ebook mi sono occupata di campagne online, quindi il Safer Internet Day è stato in qualche modo una delle campagne che ho raccontato, e io credo che giornate come queste possano essere l'occasione per fare un salto di qualità, ovvero abbiamo messo al centro la parola consapevolezza, ma dalla consapevolezza dell'uso della rete noi dobbiamo cercare di passare alla capacità di usare la rete. Sono questi due elementi che ci rendono poi, che costruiscono la competenza, e sono questi due elementi che possono fare effettivamente, far sì che si possa diventare effettivamente dei cittadini digitali. Riprendendo prima il cenno che faceva Flavia all'Internet Bill of Rights, c'è l'articolo 13 che ho trovato particolarmente adatto alla giornata, perché ci dice che ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare internet in modo consapevole e attivo. Il cambio di passo che dobbiamo cercare di fare è quello di essere attivi in rete, non solo di essere e di insegnare a essere non solo fruitori, ma anche produrre contenuti di qualità, quindi passare da quello che è consapevolezza di rischi e opportunità a invece una qualità dei contenuti, a una conoscenza degli strumenti e a una conoscenza dei linguaggi. In qualche modo noi siamo rimasti un passo indietro. Il Safer Internet Day è una campagna nata nel 2004, quindi ha già di tanti anni alle spalle. Sono già due anni però che l'aspetto comunicativo della campagna si è spostato dal safer, quindi dall'attenzione sulla sicurezza rete, allo stare meglio in rete, quindi al better. E quindi in qualche modo dovremmo, attraverso anche gli strumenti che le campagne stesse ci mettono a disposizione, perché poi sono l'occasione per poter partecipare, creare contenuti con appunto strumenti e linguaggi nuovi, quindi accompagnare i ragazzi e renderli partecipi di queste campagne, non solo con degli eventi in presenza come questo. E quindi appunto le campagne possono aiutarci a fare questo salto di qualità. Grazie. Grazie a te. Elvira, prego. Intanto mi è venuto in mente due cose. Uno, la Commissione europea che ci sollecita parlando di digital skills, appunto, quindi competenze digitali, non solo la consapevolezza, ma arrivare anche a digital skills, attività che peraltro l'Agenzia per l'Italia Digitale ha portato avanti, quindi anche in Italia trovate
molto materiale sulle competenze digitali e l'altra sul Bill of Rights. Mi è venuto in mente un emendamento che ho fatto ieri, proprio perché appunto sono ancora una proposta ovviamente di emendamento, che si parla di divario digitale all'articolo 6, che viene definito come socio-economico e culturale, e io ci ho aggiunto e di genere, perché purtroppo c'è anche quello. Elvira. Salve, buongiorno a tutte e tutti. Mi chiamo Elvira Goglia, sono dirigente della formazione di un grande ente pubblico. Il mio contributo all'ebook, lo diciamo, l'INAIL, l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. Il mio contributo all'ebook è proprio sul tema, già toccato per altri ambiti, della formazione, cioè come le tecnologie, le ICT cosiddette, possano contribuire, dal mio punto di vista, addirittura a un cambio di paradigma nella formazione dell'adulto nelle organizzazioni, in particolare pubbliche. Allora ho costruito semplicemente, si fa per dire, un decalogo, 10 punti, una sorta di roadmap che leggerei per essere sufficientemente breve e didascalica. Primo punto, trasformare la formazione con le tecnologie digitali da vincolo indotto dal taglio dei costi della formazione d'aula ad una opportunità di autodeterminazione del proprio sapere e di condivisione della conoscenza. Questa cosa è già stata toccata. Due, superare grazie alla rete il concetto di formazione a favore del concetto di apprendimento. La formazione è dare forma e presuppone un contenitore passivo. L'apprendimento invece implica il movimento del soggetto verso la conoscenza in una dimensione collaborativa. Perciò, tre, se consideriamo la comunicazione come deve essere, come processo sociale di condivisione della conoscenza e l'individuo come protagonista del suo apprendimento. Quattro, aiutare le organizzazioni ad apprendere, quindi conservare, sviluppare e trasmettere la conoscenza. Quinto, considerare che l'utente dei servizi della pubblica amministrazione abita la rete alla stessa stregua del pubblico dipendente. Io parlo di due categorie, i cittadini in generale, i cittadini trattino pubblici dipendenti. Quindi sei, riconoscere che il sapere e le competenze dei pubblici dipendenti non possono limitarsi alle norme e alle procedure, ma devono essere alimentati dal punto di vista dell'altro e quindi dalla visione di chi fruisce del servizio. Consentire al cittadino a sua volta accedere a quel sapere di norme e di procedure che è aperto e pubblico. Quindi educare il cittadino ad agire correttamente ed efficacemente nel suo rapporto con la PA nella direzione di una maggiore semplificazione e di una minore necessità di intermediazione. Utilizzare, punto 9, la rete per un percorso comune, e cioè l'operatore pubblico e il cittadino utente del servizio apprendono insieme e condividono quel sapere che è una risorsa pubblica. Ultimo, promuovere la democrazia partecipativa all'interno delle organizzazioni pubbliche e quindi verso i cittadini, offrendo ai lavoratori pubblici le tecnologie digitali più evolute, cioè molto investimento in tecnologia nella pubblica amministrazione, ben venga, ma impegnare il management ad utilizzare pienamente queste tecnologie per far crescere le organizzazioni al servizio dei cittadini. È un decalogo didascalico, da questo partirebbero mille altre considerazioni, ma da questo vorrei appunto partire. Grazie. Grazie a te, se si diffondesse sarebbe già un passo avanti. Prego. Poi, a parte domande, interazioni, quando volete, se volete ovviamente, ma anche interventi. Ok. Salve, sono Michela Angeletti e mi occupo di comunicazione da sempre, quindi la rete l'ho un po' vista nascere. Ero community manager nel 2000-2001, quindi proprio come ruolo. E nessuno avrebbe mai potuto immaginare quello che poi è diventata la rete, come essendo noi un animale sociale, chiaramente ha trovato in questo mezzo l'uomo proprio una sua attitudine, che non lo dicevo io, ma lo dicevano già gli antichi greci. Quindi la cosa che io ormai sono molti anni che collaboro però con un'associazione che si occupa del disagio giovanile, ma in particolare facciamo formazione nelle scuole con i genitori, con gli educatori e con gli insegnanti, e ci siamo accorti che proprio i nuovi linguaggi, capire i nuovi linguaggi è una necessità, e soprattutto che secondo almeno noi ci teniamo molto che la tecnologia non deve essere una divisione fra le generazioni, ma la rete deve essere un luogo per instaurare relazioni autentiche, seppure non fisiche, e andare quindi dare un'opportunità, quindi non deve essere un muro fra le diverse
generazione che stanno in rete, ma la spinta per scambio di competenze, che significa poter dare ai ragazzi, magari sono, anche se sono molto avanzati tecnologicamente, a volte non hanno competenza mediale, che possono ricercare nelle generazioni precedenti, ma anche anche noi adulti ci dobbiamo un po' guardare come siamo in rete, perché non ci comportiamo molto bene. Prima Fernanda parlava di quello che è lecito, ma non dobbiamo mai pensare che il web è un luogo selvaggio dove tutto è permesso, dove tutto è possibile, considerando che nei siti porno purtroppo la parola più ricercata è la categoria è teen, cioè teenager, ci fa pensare come la deriva, come noi adulti viviamo la rete a volte in maniera come se fosse un altro mondo. E invece fa parte, come dicevamo, della vita di tutti noi e soprattutto dei ragazzi. E quindi questo scambio è importantissimo, perché la competenza mediale non è soltanto tecnica, ma è assolutamente una competenza anche emotiva, di crescita, di interiorizzare, cioè stare sulla rete, lo diceva proprio prima, non è solo saper accedere a un sito, ma poter gestire i contenuti in maniera critica e capire cosa si sta facendo, che è la base della consapevolezza. E quindi, a parte che nelle scuole trovi ragazzi che usano la rete in maniera molto, se passate la parola, rozza, non conoscono pochissimo le tante applicazioni possibili. E quindi oggi, come buona pratica, vorrei lanciare a noi adulti che siamo genitori, anche quando non abbiamo figli, dobbiamo avere un compito educativo verso i ragazzi, quindi dobbiamo pensare che ci guardano, e questa è una cosa veramente fondamentale. E soprattutto quando tornano magari da scuola, non solo i nostri figli ma i più giovani, non chiediamo o da scuola o a casa come è andata la giornata, proviamo a chiedere, hai visto qualcosa della loro vita digitale, quindi se hanno visto un'immagine che gli è piaciuto, un video, se c'è stata qualcosa che l'ha disturbato, se a scuola è successo un episodio, perché noi per esempio i presidi o gli insegnanti riportano continuamente problematiche legate alla rete. I licei, anche a Todi dove sta Sonia, il preside del liceo agraria, ha detto succedono 2-3 fatti molto pesanti a settimana, quindi è diventata un'emergenza in tutta la scuola. Io sto facendo dei programmi con l'amministrazione, con la Regione Umbria, proprio su quello che non vogliono dirci, su come rientrare in contatto con loro. E quindi sto facendo sul lavoro sul territorio, anche se poi andiamo ormai in tutta Italia, perché proprio c'è un'esigenza, veniamo chiamati dalle scuole, dalle associazioni, c'è proprio esigenza di formazione sul territorio. E ognuno di noi è chiamato nel suo piccolo, ma magari anche di attivare dove abita, appunto nel tuo territorio, delle pratiche virtuose verso questa nuova cultura e competenza e conoscenza e tutte le cose che tutti ci siamo detti fino adesso. Grazie. Sì, a proposito di competenze, tra l'altro abbiamo portato l'ebook in varie scuole, anche qui a Roma per esempio. La cosa più drammatica in realtà è che anche i genitori spesso non hanno la consapevolezza, perché appunto dicevamo esattamente la stessa cosa: quando vostro figlio torna a casa chiedetegli com'è andata a scuola, ma com'è andata su Facebook, anche perché la sera, cioè il bullismo c'è sempre stato anche quando ero piccola io, che era tanto tempo fa, ma era limitato alla classe in cui eravamo, e la mia lacrimuccia veniva consolata dal mio vicino di banco, finiva lì. Adesso il bullismo è in rete, quando magari nostro figlio o nostra figlia, adolescente o comunque giovane, è in camera da solo la notte e non ha né il compagno che gli fa la coccola per la lacrimuccia, ma nemmeno i genitori, perché sono altrove. Ho detto questo durante un incontro con i genitori, una mamma dice: ah, ma tanto io mia figlia glielo dico sempre che deve spegnere il cellulare prima di andare a letto. Tu diglielo, fai bene a diglielo, ma magari controllare che lo faccia un'altra cosa, perché come se non conoscessero se stessi, saranno stati adolescenti anche loro, avranno fatto le stesse cose che abbiamo fatto tutti da adolescenti. Speriamo di no, che non l'hanno fatto. Forse no. Ok. Certo.
Allora, buonasera a tutti, io sono Giorgia Bassi e sono qui per parlarvi del nostro progetto, di cui poi abbiamo parlato anche nel libro, nell'ebook. Il progetto è quello della ludoteca.it, è un progetto gestito dal registro.it, che è l'anagrafe di tutti i domini a targa IT. E forte proprio di questo ruolo, il registro nel 2012 ha deciso di iniziare questo progetto proprio dedicato alla diffusione della cultura di internet nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Ad oggi abbiamo incontrato circa 3.000 classi un po' su tutto il territorio nazionale e 3.000 bambini, scusate, era un numero un po' troppo alto, 3.000 bambini e circa 150 classi, e abbiamo anche ottenuto il patrocinio per il Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Da un punto di vista dei contenuti, il percorso formativo della ludoteca parte dal funzionamento, dai meccanismi di base, perché in quanto istituto di informatica e telematica del CNR di Pisa vogliamo proprio partire dalle basi del funzionamento. Andiamo infatti nelle classi con anche un rudimentale filo di lana e facciamo costruire una rete ai bambini. Ogni bambino naturalmente è un computer e su questa rete viaggia un messaggio, una banale frase spacchettata che poi alla fine, con un algoritmo, non parliamo ovviamente in termini così tecnici, comunque poi alla fine la frase verrà, i bambini leggeranno una frase di senso compiuto. Dopo questi primi moduli, quindi prettamente diciamo più tecnici, facciamo anche dei riferimenti, ecco questo è importante, alla storia anche della rete in Italia. Quindi anche qui, in quanto Pisa un po' culla dell'informatica, il nostro istituto è a Pisa, parliamo del primo collegamento nel 1987 alla rete, parliamo della registrazione del primo dominio, ovvero sito IT, che è cnr.it, e i bambini ci guardano con degli occhi strabiliati perché per loro la rete è sempre esistita. E quindi questo è un punto, per noi è una scelta importante, cioè partire proprio dalle basi, perché dietro poi il mito del nativo digitale che consuma la tecnologia in maniera naturale, appunto del tutto spontanea, c'è in realtà spesso una mancanza di una adeguata anche conoscenza, poi parliamo di bambini elementari, però non c'è proprio l'attitudine al chiedersi cosa c'è dietro la rete. C'è un consumo estemporaneo, però non, spesso anche è difficile parlare proprio di basi, di funzionamento, quindi qui interveniamo noi. Poi il discorso si sposta sull'autoutilizzo, quindi parliamo anche noi di sicurezza, quindi problemi che dal furto d'identità alla tutela della privacy, parliamo anche di net addiction, di dipendenza dal computer. A questo proposito abbiamo creato proprio in house una serie di cartoni animati completamente realizzati nel nostro istituto, che potete visionare nel nostro sito internet ludotecaregistro.it. abbiamo una sezione proprio cartoni animati. Dal punto di vista degli strumenti, il nostro approccio è multimodale, perché i bambini ovviamente vanno comunque catturati, sono abituati ad avere mille richiami, e quindi portiamo dei cartoni animati, portiamo, a volte anche andiamo nelle classi con, dicevo prima, il filo di lana, quindi con degli strumenti anche 1.0, dei pennarelli, dei giochi comunque coinvolgenti anche la lavagna, e a questo proposito a volte anche dei tablet, magari quello anche nelle scuole secondarie di primo grado. E a questo proposito concludo dicendo che abbiamo messo online da qualche settimana un'applicazione per l'IM, compatibile per l'IM, totalmente gratuita, scaricata. La URL è www.internetopoli.it, quindi la Internetopoli, sì, quindi la città di internet, che è un po' un percorso a 360 gradi nel mondo della rete, dai meccanismi di funzionamento, come vi dicevo prima, fino alle tematiche della sicurezza, con degli accenni anche storici che per noi sono importanti, per arrivare qua a trasmettere proprio il concetto di cittadinanza digitale, che per un bambino è importante per dare loro poi un ruolo che non sia solo di fruitore passivo, ma anche di cittadino partecipe e responsabile, ecco, nell'utilizzo di questo strumento. Grazie. Grazie a te. Mi è venuto però in mente una cosa, in realtà. È vero che non ci si chiede che cosa c'è dietro la rete, ma quando siamo nati noi non è che ci chiedevamo che cosa c'è dietro l'interruttore che fa sì che si accenda la luce. I meccanismi sono gli stessi.
Semplicemente, appunto, anche il meccanismo formativo deve essere analogo. Vuoi capire perché schiacciando quell'interruttore si accende la luce? Qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno lo dà per scontato. Idem come la rete, un bambino apre un computer e si aspetta che vada in internet. Se non va in internet per lui non serve. È proprio un approccio molto diverso, no, alla, a come siamo nati noi. Prego. Tu vuoi? No. Ci sono altri interventi? Voi no? Allora lascio a te le conclusioni. No, figurati, grazie di nuovo. E, insomma, credo che tutto l'approccio di cui avete discusso è, appunto, è quello che noi poi dobbiamo assumere. Oggi si celebra l'Internet Safer Day, credo che appunto noi dovremmo, anche alla luce di quello che succede in tutto il mondo ogni giorno, provare a fare un ragionamento, anche se vuoi più ampio, no? Mi riferisco ai tragici fatti di Parigi, ad esempio. Anche tutto quel mondo lì fa parte poi di messaggi e di azioni che passano sulla rete, che ovviamente di messaggi di violenza, di odio che passano ogni giorno sulla rete. Quindi sempre di più noi siamo in ballo rispetto a questi temi. E ripeto, da una parte una grande azione di intervento che ci vuole sempre, dall'altra però il discorso che facevo prima, e cioè quello che poi avete voi raccontato con le vostre esperienze, che è quello di educare a questo strumento. Ed è fondamentalmente la gamba che da noi è mancata e forse ancora un pochino manca. Dobbiamo lavorare di più nelle scuole, con gli insegnanti. Insomma, io credo che anche le esperienze che abbiamo visto in Europa rispetto alla repressione della pirateria, rispetto all'azione francese ad esempio di Adobe, insomma, dobbiamo un po' provare a ragionare per quello che abbiamo fatto fino adesso. Quello che abbiamo fatto fino adesso è stato forse molto poco, molto poco. Dobbiamo cambiare atteggiamento, dobbiamo cambiare atteggiamento culturale. Io ho, se volete, molta fiducia rispetto al tempo che possiamo recuperare, perché credo che di fatto stiamo acquisendo comunque una grande consapevolezza e ci stiamo mettendo con tutte le forze e tutte le energie a ragionare e a cercare di capire davvero con poi le persone che tutti i giorni ci lavorano su queste cose, su come intervenire. È uno sforzo collettivo che prende tutti e che non finisce qui, insomma, appunto. Questa istituzione, secondo me, la Camera dei Deputati, con tutto il lavoro che sta facendo, ha segnato il passo rispetto all'acquisizione, alla presa di coscienza della questione. Anche se vi ricordate, insomma, noi all'inizio della legislatura la Presidente Boldrini fu anche vittima di momenti molto brutti, molto brutti dal punto di vista come persona, come politico, ma come donna. Cioè, parliamoci chiaro, perché poi tu dicevi giustamente prima, ricordavi la questione della parità di genere. Insomma, anche lì la rete sta un po' all'età delle caverne, parliamoci chiaro. Quindi e quello appunto è un lavoro culturale, è un lavoro culturale enorme che dobbiamo fare e che è difficilissimo. Quindi tutti insieme, con poi appunto la grande forza, insomma, che ci stiamo mettendo da tanti punti di vista, e io credo che ci siamo sul pezzo, almeno finalmente. Grazie a tutti. Grazie davvero ancora.
Sicuramente è un passo alla volta, tanto non speravamo di far tutto in 20 secondi, magari spingendo un pochino, con forza, con le energie di tutti, perché ognuno porta la mollichella nel suo territorio, come diceva lei, ognuno può portare avanti questo lavoro in rete, possibilmente insieme, perché insieme siamo di più ed è più forte. Vi segnalo il sito delle WISTER, che è www.wister.it o statigeneraliinnovazione.it, ci trovate tutti i social più o meno, direi che ci siamo, quelli più comuni di sicuro, e siete sicuramente benvenuti. Alla prossima, grazie mille.